E Radio Radicale, siamo con la senatrice Paita di Italia Viva Terzo Polo per parlare insomma, delle polemiche che ci sono sul governo, non solo che riguardano gli ultimi provvedimenti varati, ma anche le competenze nell'esecutivo. Allora, lei ha manifestato delle perplessità sul ministero di Musumeci, che è quello del mare e della coesione territoriale. Gli sono state sottratte delle deleghe e gliene sono state date altre. Allora, che cosa è successo? Allora, hanno inventato questo Ministero del Mare che doveva essere una sorta di ministero che tenesse insieme tutte le competenze legate alla linea di costa, ok? In realtà, diciamo, anche perché il Ministero del Mare non è andato alla Lega, la Lega ha trattenuto le competenze legate ai porti, legate alla Capitaneria Costiera, alla Guardia Costiera, eccetera, e quindi alla fine questo ministero non ha niente. All'interno è un ministero completamente inutile. E quindi per compensare questa, diciamo, incapacità di dare una risposta al ministero, hanno deciso di spostare lì, avrebbero deciso, secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, di spostare lì la delega alla protezione civile. Questo è un fatto molto grave. Allora, era in capo al Ministero dell'Interno precedentemente, No, no? no, Era? era trasversale perché era in C'era? capo a Palazzo Ok, Chigi. c'era un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che Sì. aveva la delega E alla aveva protezione civile. un senso perché naturalmente, diciamo, è una delega trasversale a più competenze perché deve essere, diciamo così, diramazione diretta dell'organo centrale anche per la sua, come dire, capacità di dare risposta puntualmente ai problemi di sicurezza che possono esserci nel paese. E invece tutto questo ora viene messo in discussione, lasciando, diciamo, intendere che la protezione civile possa avere, diciamo, una funzione specifica, diciamo, settoriale anziché trasversale a tutti. È un indebolimento della funzione della protezione civile e quindi di conseguenza anche della sicurezza del paese. E questo io penso che sia sbagliato, quindi ho chiesto, diciamo, che venga, se davvero venisse confermato questo scenario, riconsiderato perché penso che sarebbe un grave danno. Senta, come ha trovato il fatto che siano state un po' date delle deleghe, non dico a casaccio, ma guardando diciamo, al manuale Cencelli? Beh, anche questo in fondo, diciamo, ricalca questo tipo di meccanismo, anziché guardare alle competenze, alle capacità, al senso, diciamo, di organizzazione del paese, si è guardato più, diciamo, chiaramente agli equilibri interni ad una coalizione difficile, che dai primi giorni si manifesta difficile e che, come dire, tra Salvini che un giorno per l'altro detta l'agenda alla Meloni e, diciamo, le liti di Forza Italia, problemi, diciamo così, complessivamente della tenuta di questa maggioranza, sta mettendo in atto dei provvedimenti, chiamiamoli, come dire, propagandistici, e vanno in coda ai provvedimenti Certo. che servono agli italiani, quelli sulle bollette, sulle Certo. energie. Ecco, quello sul rave party lo affrontate qui al Senato, vero? Oggi avete fatto la capigruppo e il 10 fate anche le commissioni. Sì, esatto, nasceranno le commissioni, cioè, o meglio, sono nate perché i gruppi dovevano già indicare i membri, ma poi eleggeranno i loro organi. Pensa che con 19 senatori nel governo loro avranno dei problemi di maggioranza qui a Palazzo Madama, anche nelle commissioni. Penso che non sarà una vita semplice per questa maggioranza, perché se sommiamo i problemi appunto relativi alla collocazione dei vari senatori in ruoli di governo con il fatto che questa è una maggioranza che nasce comunque con dei problemi al suo interno di visione, di, come dire, amalgama, ecco, io penso che ci saranno buoni spazi per un'attività di opposizione che dovrà essere però, come abbiamo più volte detto, sulle singole questioni, sulle singole tematiche, puntuale, non ideologica. Il contrario di quello Certo. che sta facendo Letta, in sostanza. Senta, lei è stata presidente di commissione nella precedente legislatura dei trasporti. Pensa che vedremo i presidenti di commissione votare e spesso schierarsi? Ma non so dirle, diciamo, penso che i presidenti di commissione in aula, No, ma in commissione, dove ah, ci saranno problemi di numeri. in commissione, diciamo, dobbiamo attenderci, chiaro che per tenere questa maggioranza possano esserci anche, come dire, atteggiamenti di questo tipo. Ora però vedremo, insomma, di volta in volta. Quello che a me interessa è che comincino a lavorare e a dare risposte al paese. Poi le valuteremo puntualmente, una per una, senza fare sconti, però insomma, che iniziassero a lavorare. Grazie alla senatrice Paita del Terzo Grazie. Polo.